Il Silano si riprende la sua marcia al vertice del girone di seconda categoria, tornando a segnare e a vincere sul campo di Sarule. La squadra di Gavino Arca crea tanto, ma sbaglia troppo e alla fine ci vuole un gol di Deledda per portare via l'intera posta in palio. I padroni di casa, privi di alcuni titolari, hanno tenuto testa alla capolista, perdendo col minimo scarto. Sarule in campo con Suku Christian Foma Kukulu, Roca Prina Lunesu, Cosimo Foma Vilia, Matteo Pinna Lotto e Danilo Pinna. Il Silano si risponde con Secchi Marco Cossu e Cristiano Cossu, Testoni Alberto Masala Luca Secchi, Musu Tommaso Secchi, Giugia Deledda e Federico Arca, arbitra Puggioni di Nuoro. Sarule in maglia viola, Silano in completo scuro. Un forte vento spazza il comunale di Filiseo, rendendo problematico il possesso palla. Primo tentativo di Giugia dalla distanza, nessun problema per Suku. Il Sarule si affida alle giocate di Valerio Lotto, Febbre Citante. Per un soffio Cristiano Cossu non combina un pasticcio. Ancora Giugia servito da Federico Arca, prova a impensierire Suku che fa buona guardia. Al 18° cambio di gioco la capolista sfiora il vantaggio con Masala che spara alto da due passi. Bella azione corale al 22°, parte dalla destra e si sviluppa orizzontalmente. Sul lancio in profondità, Luca Secchi arriva in leggero ritardo. Il Silanus prova a sfruttare anche le palle inattive. Nella circostanza, Deledda trova una selva di gambe davanti al portiere. Il Sarulo ogni tanto si affaccia nella metà campo avversaria e sul passaggio di Lotto, Danilo Pinna è poco reattivo. Nella ripresa la musica non cambia, capolista alla ricerca del vantaggio, che arriva dopo due minuti. Da un fallo laterale la palla giunge a Deledda, che è il più lesto di tutti, e deposita nel sacco la palla dell'1-0. Giustificata l'esultanza del numero 10 ex Macomere e della panchina ospite. Il Sarule abbozza una reazione su una palla ormai persa, per un soffio Lunesu non riesce ad anticipare il portiere. Il Silanus continua a macinare gioco e sul rilancio di Cossu Giugia costringe su quel volo plastico. Altra azione della capolista sul movimento di Giugia, Musu calcia fuori da ottima posizione, per la disperazione di Mister Arca. Il Silanus non chiude la partita e rischia di farsi raggiungere. Sul tocco di Lotto la deviazione sta per ingannare Secchi. Nei minuti finali il Sarule attacca a testa bassa, ma non succede più nulla. Silanus vince 1-0 e dopo il pareggio con l'Uniferese infila la sesta vittoria in 7 partite. Per il Sarule si tratta della seconda sconfitta casalinga.